Ciao, oggi vi mostro come cucire delle tasche come queste, quindi quelle tagliate sul lato, su un pantalone, come nel mio caso, ma anche su delle gonne. Come dicevo, io lo farò su un pantalone, infatti la parte del taglio della tasca si trova sul lato esterno della gamba davanti. Ho due pezzi che compongono la tasca, uno intero e l'altro, come vedete, è tagliato. Quello intero mi servirà a ricreare la parte mancante del davanti del pantalone. Infatti, sovrapposto in questo modo, vedete che va a ricreare il triangolo mancante, mentre la parte tagliata ha lo stesso identico taglio della gamba e mi servirà come parte interna del taschino. Vado a mettere al dritto contro dritto la parte della tasca tagliata con il pantalone e faccio una cucitura qui sulla diagonale. Poi apro in questo modo la tasca, il margine di cucitura va verso la tasca, appiattisco bene e faccio una cucitura con punto dritto vicino alla piega sulla tasca. Questo mi permetterà di cucire insieme il margine di cucitura con la tasca. Questo è il risultato e una volta girata la tasca verso l'interno, la cucitura non si vedrà all'esterno del pantalone e rimarrà proprio all'interno della tasca. Quindi apro nuovamente la tasca, metto al dritto contro dritto l'altro pezzo della tasca, allineo bene e metto gli spilli. Farò una cucitura su questi due lati, mentre questo corto e quello sopra verranno cuciti in seguito. Questa è la cucitura fatta, la tasca a questo punto la giro sul rovescio del pantalone. E i lati laterale e anche la parte alta li fermo con gli spilli al resto del pantalone. A questo punto o potete lasciare gli spilli o potete anche imbastire o se preferite anche fare una cucitura per fissare gli strati insieme vicino al bordo perché comunque servirà diciamo come imbastitura. Opzione 2 se volete una tasca con meno spessore. Tengo solo una parte del taschino, vado a rifinire in questo modo l'apertura della tasca, quindi faccio semplicemente una cucitura con punto dritto verso l'interno, poi zigzag o tagliacuci sul lato, sui due lati, come prima, sovrappongo i pezzi e vado a fare una cucitura che a questo punto però sarà vista per cucire insieme la tasca con il pantalone. In questo modo avete solo due strati di tessuto. Tornando alla versione originale, questo è il risultato della tasca una volta cucita anche l'altra gamba del pantalone. Quindi, come vedete, nella cucitura laterale ho inserito anche la parte qui laterale del taschino, mentre la parte alta verrà cucita all'interno del cinturino del pantalone. Eccolo qui. Quindi questa è la tasca finita. Io spero che il video vi sia stato utile. Fatemelo sapere giù con un commento. Vi ringrazio per averlo visto e vi mando un bacione al prossimo video. Ciao!